Ora si Ok. registrerà la conferenza. Qualcuno si ricorda dove c'è, quando c'è stata l'interruzione, più o meno in quale slide ci trovavamo? Riprendo magari gli elementi pericolosi. Avevate sentito degli elementi pericolosi? Ok, Sì. non abbiamo perso molto. Prego. Puoi prendere. Aspetti un attimino, così le dico da dove puoi. Sì, grazie. Ingegnere, Sì. magari riprende qualche slide prima rispetto. Ok, perfetto, Andiamo. ripartiamo da qua se per lei va bene. Ok, va bene. Ok, perfetto, grazie. Ok, a voi. Allora, quindi per quanto riguarda, stavamo dicendo la classificazione dei depositi, noi dobbiamo, ovviamente dobbiamo avere a che fare con dei numeri omogenei, quindi dobbiamo fare questa classificazione o tutto in metri cubi o tutto in chili. Ecco perché appunto ho riportato scusate, ora ogni volta che sento un click mi viene il panico. Ok, quindi ho riportato questa conversione, diciamo, questi numeretti di conversione. Per quanto riguarda l'ubicazione, quindi questi depositi non possono sorgere in aree di tipo A, B o C, oppure aree destinate al verde pubblico del PRG. E alcuni depositi, quelli più importanti, quindi con una capacità complessiva superiore a 30 metri cubi, oppure in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 12.000 kg, devono essere ubicati in apposite aree destinate, diciamo, a zona industriale o simili dal PRG. La disposizione dell'impianto. Riuscite ad ascoltarmi? Sì, si sente. Ok, perfetto. Quindi tutta la storia che vi avevo raccontato dell'intervento, quello che c'è stato in raffineria, l'avete sentito oppure Sì. no? Ah, Non la vediamo, ok, ingegnere, però, non la vediamo più. Lo vabbè. Ma lo schermo lo vedete? schermo sì. Ok, attivo pure la fotocamera. Sì, ok, adesso anche lei. Bene. E quindi avevate ascoltato il discorso della raffineria, allora diciamo tutta questa parte qua l'avevate sentita. Comunque la ripetiamo velocemente. Quindi era quella di bisogna sostanzialmente limitare le connessioni ai serbatoi. E quindi cercare, soprattutto per quanto riguarda la parte in fase liquida, quindi cercare il più possibile di ridurre quindi il numero di flange, di valvole, quindi che l'impianto sia il più semplice possibile, perché quelli sono gli elementi pericolosi che potrebbero generare delle perdite. Orientare i serbatoi fuori terra in modo tale che l'asse non sia in direzione di altri serbatoi. Scusate, a questo punto ne approfitto, non sia in direzione quindi di altri serbatoi, e adottare adeguati provvedimenti per convogliare quindi eventuali perdite di prodotto in un'area sicura e non ovviamente in fognatura o in rete di drenaggio per i motivi che abbiamo detto prima. L'accessibilità a ciascun serbatoio, quindi deve essere garantita l'accessibilità da una strada dove possa arrivare con i mezzi di soccorso o con un'autobot, ad esempio, per fare il travaso. E concentrare,
Sì, alla pausa andiamo, Paolo. Concentrare le più probabili fonti di perdita, quindi connessioni plangiate, valvole, collettori, pompe in aree di facile accessibilità e separare queste aree dalla zona serbatoio con dei muretti calcestruzzo alti 50 centimetri. Ridurre al minimo tutti i muri, i bacini. Ridurre, c'è qualcuno che ha un aspetto forse? Ingegnere Fama, questi suoni provengono dal suo schermo, cioè da lei, suppongo. No, Perché tutti hanno il microfono disattivato. ora sentite altri suoni? No, in questo momento no. Prima però sentivo disturbato l'audio, onestamente. Ma Infatti. avevano tutti i microfoni disattivati, quindi non so come mai. Vabbè, dico eventualmente mi avvertite, non so. Ok, sì, eventualmente glielo comunico, va bene. Sì, quindi vanno ridotti al minimo, quindi le possibilità che si verificano dei bacini di contenimento anche naturali che possono favorire l'accumulo di gas. Va prevista anche la possibilità, quindi in caso di emergenza, di pompare acqua all'interno dei serbatoi, ad esempio per effettuare il travaso, oppure di slogare appunto il contenuto, il travaso in autocisterna, oppure di slogare il contenuto da un serbatoio ad un altro. Gli elementi pericolosi, quindi sono appunto di travaso, di riempimento, serbatoi, depositi di recipienti mobili pieni o vuoti contenenti gas. Non so se avete ascoltato, ho fatto anche l'esempio della bombola del gas che se io la utilizzo, diciamo, a servizio di una caldaia, soprattutto nel periodo invernale, quando magari la caldaia mi chiede una portata maggiore, risulta come se la caldaia si fosse, cioè non arriva più gas alla caldaia perché, ma ancora nella bombola c'è del gas. In realtà questo gas, o meglio, il liquido, perché all'interno della bombola il GPL si trova in fase liquida, sono venute meno le condizioni che lo rendono, diciamo, allo stato liquefatto, quindi le condizioni di compressione e di temperatura. E quindi, diciamo, a seguito di questa richiesta di portata da parte della caldaia, il GPL si è ghiacciato. Lo vedete anche dall'esterno della bombola, tutto uno strato di ghiaccio. E quindi quel gas io non, al momento non lo posso più utilizzare, dovrò aspettare che altre condizioni, quindi che magari, e collegarla a una cucina per poterlo poi utilizzare. Altrimenti, quando tutto questo, questa premessa per dirvi cosa, che quando io penso di andare a portare, penso di avere una bombola vuota in casa, in realtà c'è ancora un piccolo quantitativo di gas si trova all'interno. Elementi pericolosi sono anche le apparecchiature per l'imbottigliamento, i dispositivi di travaso, le autocisterne o ferrocisterne nella fase di travaso, oppure quando sono in attesa prima e dopo del travaso. Andiamo alle distanze di sicurezza. Io ora ogni 3-4 slide vi chiedo se ci siete, per evitare di andare molto avanti. Ok, riuscite a seguirmi? Sì. Bene, una voce rassicurante. Ok, quindi le distanze di sicurezza esterna aumentano del 50% se i fabbricati esterni, quello che vi dicevo prima, se i fabbricati, mentre per i depositi lisi, no, quindi non si possono dimezzare. Qui appunto dice che aumentano del 50% se i fabbricati esterni sono scuole, chiese, ospedali, luoghi di pubblico spettacolo, alberghi, convitti, caserme, grandi magazzini, mercati stabili, stazioni ferroviarie.
mentre le distanze di sicurezza interna, che sono le distanze fra gli elementi pericolosi o fra elementi pericolosi o fra gli elementi pericolosi e locali, diciamo ad esempio della nostra attività, e quindi queste sono le distanze di sicurezza interna, si possono ridurre fino alla metà in determinati casi. Quindi sono per serbatoi che comunque non superano i 30 metri cubi. Allora, per il GPL, i numeri da ricordare come elemento estremamente pericoloso o meno sono 30 metri cubi nel caso di serbatoio e 12.000 kg nel caso di recipienti mobili. Quindi con l'interramento posso dimezzare queste distanze di sicurezza interna, ma le posso anche dimezzare mediante l'interposizione di un muro di schermo o di una barriera d'acqua. Che cos'è il muro di schermo? Ok. Quindi che cos'è il muro di schermo? È un muro in cemento armato di uno spessore di almeno 15 cm, avente lunghezza e altezza tale da intercettare tutte le rette che, partendo dal perimetro di un elemento pericoloso, prolungono un altro elemento, raggiungono un altro elemento pericoloso che dobbiamo proteggere. La barriera d'acqua, invece, è un sistema di protezione attiva antincendio che è costituita da tubi con degli ugelli spruzzatori rivolti verso il basso oppure verso l'alto, e che servono per diluire le perdite di GPL, portando così la miscela aria-gas al di fuori del campo di infiammabilità, e comunque in ogni caso anche per limitare gli effetti dell'irraggiamento in caso di incendio. Scusate, ok. Distanze di protezione sono le distanze quindi che vanno tenute dal confine e quindi, diciamo, rispetto agli elementi pericolosi, devono essere osservate le distanze che sono indicate nel punto 4.4 del decreto, perché non le ho riportate, ma sono sostanzialmente per ogni elemento pericoloso prevede una certa distanza. Le zone di rispetto cosa sono? Sono delle zone che, diciamo, mentre le distanze di protezione che fanno determinano all'interno del deposito una zona di rispetto che in altezza, quindi, si estende per 1 metro al di sopra dei punti pericolosi. Quindi c'è la distanza di protezione, determina all'insieme delle distanze di protezione una superficie. Se noi andassimo a voler considerare questa sorta di parallelepipedo, la cui altezza, diciamo, dove abbiamo questa area di base, e l'altezza è 1 metro sopra l'elemento più pericoloso da proteggere. Tutto questo parallelepipedo, cioè il volume di questo parallelepipedo, è la nostra zona di rispetto. Andiamo a vedere i serbatoi fissi fuori terra. Ci siete ancora? Siamo connessi tutti? Sì. Ok. Ma siamo solo io e lei, no, vero? Boh, non lo so. No, 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 ci sono anche gli altri. Ok, Siamo in no. tanti, siamo in tanti. Siamo in Scherzavo, tanti. ovviamente. Non penso, sdrammatizziamo un pochettino, dai. No, c'ero rimasto male prima che io parlavo da solo. Dico, sdrammatizzavo, dico, non penso che vi dividete e fate tipo i primi 10 minuti. Allora sto attento io, no, vero? No, no. I primi 10 minuti rispondo io, poi dai 10 a 20 rispondo un altro. Dai, continuiamo e più tardino facciamo una pausa. Abbiamo avuto questo inconveniente, a quest'ora eravamo già in pausa. Magari finiamo questa presentazione e poi facciamo una pausa. Intanto vi faccio vedere alcune immagini così, quindi i serbatoi fissi possono essere fuori terra. Possono essere interrati, possono essere anche ricoperti, ok? In questa sorta di fase intermedia, condizione o meglio intermedia. I serbatoi fissi devono comunque essere installati su adeguate fondazioni o su suolo ben compattato,
perché un eventuale cedimento anche di tipo differenziale, anzi soprattutto di tipo differenziale, potrebbe creare appunto la rottura di tubazioni, potrebbe creare un po' di problemi. Quindi i serbatoi interradio ricoperti devono essere dotati di un impianto di protezione catodica. Perché? Perché praticamente per proteggerli dalle correnti galvaniche che ci sono, appunto, che ci possono essere nel terreno, e devono essere rivestiti con materiali idonei, quindi bitumi, catrami, fibre di vetro, resine sintetiche, per appunto resistere all'aggressione agli agenti aggressivi che ci sono nel terreno. Depositi di recipienti mobili, quindi quelle che comunemente chiamiamo bombole, possono essere all'aperto, sotto tettoio oppure in apposito locale. Questi depositi devono essere recintati lungo tutto il perimetro con una rete o inferriata, quindi rete o inferriata metallica, oppure con un muro alto circa 2 metri, pari almeno a 2 metri o 2 metri e mezzo. I locali devono essere ad un solo piano, pavimento di classe 0 di reazione al fuoco, quindi incombustibile, e deve essere a livello uguale o superiore al piano di riferimento. Ovviamente abbiamo a che fare con GPL, quindi non possiamo permetterci di avere delle depressioni o delle cavità dove si possa accumulare un'eventuale fuoriuscita di gas. Impianti elettrici, quindi devono essere eseguiti impianti elettrici, impianti di protezione catodica e di terra, devono essere eseguiti a regola d'arte. I comandi principali accentrati in un unico quadro che va posto in prossimità dell'ingresso o comunque all'esterno della zona di rispetto, così come prima l'avevamo definita. Impianti di illuminazione vanno estesi a tutte le aree in modo da permettere la sicurezza, in sicurezza, la sorveglianza, la manutenzione e l'intervento in caso di emergenza. Gli impianti di protezione catodica possono essere o a corrente impressa o ad anodi galvanici o anodi sacrificali, diciamo. Quindi o immettono una corrente per contrastare quella del terreno, oppure mettono degli anodi sacrificali, cioè faccio in modo che degli elementi appunto metallici in cui faccio convergere tutte le correnti, quindi praticamente sacrifico loro e poi ogni tot di tempo li sostituirò, piuttosto che queste correnti galvaniche andare a intaccare il mio serbatoio. Ovviamente devono essere previsti dei controlli periodici e il numero e il peso degli anodi deve garantire una durata minima di 20 anni. Gli impianti di terra, quindi avevamo detto, cioè non l'abbiamo detto, ve lo dico ora, che i serbatoi, gli impianti fissi e le strutture metalliche devono essere collegati elettricamente a terra per la dispersione delle cariche elettrostatiche e per la protezione contro le scariche atmosferiche o eventuali correnti di guasto. Quindi i punti di travaso devono essere corredati di pinze di collegamento, quindi vi ricordate le famose pinze equipotenziali. La cosa bella di questo lavoro è che sostanzialmente cambiano le norme, per noi è una scocciatura perché, come per tutti, bisogna rimettersi a studiare, rimettersi in gioco. Però i criteri di sicurezza, diciamo, antincendio, sostanzialmente sono sempre gli stessi. È stato un po' stravolto col codice di prevenzione incendi, però perché c'è l'approccio ingegneristico, ma poi alla fine, e dico, vi ho fatto pure qualche esempio, ricadiamo sempre là, i concetti, i criteri generali di sicurezza sono sempre quelli. Quindi i locali contenenti elementi pericolosi devono essere provvisti di protezione contro le scariche atmosferiche. Protezione antincendio, quindi vediamo che cosa devo utilizzare io. La protezione antincendio mi serve per controllare e distinguere rapidamente eventuali principi di incendio, per raffreddare i serbatoi fissi o mobili, oppure i recipienti mobili, e evitare la propagazione quindi delle fiamme,
ridurre i danni, favorire la diluizione in aria di eventuali perdite di prodotto, favorire l'avvicinamento degli operatori di soccorso agli organi di manovra, comando e controllo dell'impianto. Quindi abbiamo detto per cosa, quindi a cosa mi serve la protezione. Vediamo come la realizzo questa protezione antincendio con gli idranti. Quindi, a seconda appunto della valutazione del rischio, devo fare una rete di idranti 1,70, quindi una protezione esterna, oppure degli 1,45. Comunque, devono essere posizionati in numero e posizione tale da poter intervenire su ogni elemento pericoloso. Devo avere un'alimentazione idrica che mi dia una portata che mi garantisca la portata di progetto per almeno 2 ore. La pressione alle lance degli idranti deve essere al bocchello, quindi diciamo della lancia, deve essere di almeno 4 bar. Considerando il funzionamento contemporaneo di tutti gli impianti idrici, quindi deve essere una bella portata. La stazione di pompaggio deve essere costituita da motopompa ed elettropompa, e che deve essere alimentata o dal gruppo elettrogeno o da una linea preferenziale. Devo avere anche una pompa di riserva, e la stazione di pompaggio deve essere installata a non meno di 20 metri dagli elementi pericolosi del deposito. Gli impianti invece di raffreddamento, che devo realizzare io nei serbatoi fuori terra o dove ho pacchetti di bombole di capacità complessiva maggiore di 5.000 kg, nei punti di gravaso, nelle zone di imbottigliamento, questi devono essere appunto realizzati. Intanto devono essere, sì, realizzati in modo da proteggere e irrorare d'acqua. E tutta anche in presenza di vento, quindi devono essere, diciamo, dimensionati anche per una certa, diciamo, tenendo conto anche del vento contrario che potrebbe esserci, e quindi devono quindi essere in grado di irrorare d'acqua tutte queste parti di cui abbiamo parlato, di questi elementi pericolosi. E devono essere muniti appunto di ugelli spruzzatori, oppure per i depositi all'aperto ci possono essere i famosi monitor, i monitori, che sono, diciamo, dei cannoncini fissi o mobili, che provvisti di lancia getto multiplo. E la tecnologia ora ci viene in aiuto, per cui ci sono questi cannoncini, diciamo, che sparano, diciamo, acqua o eventualmente liquidi schiumogeni, possono essere comandati a distanza. Gli estintori vanno sempre posizionati, ovviamente, ad una distanza di almeno 10 metri dagli elementi pericolosi. I pozzetti per le pompe dei serbatoi interrati devono essere dotati anche di un sistema fisso di estinzione a CO2, che deve essere possibile azionare, diciamo, da posizione protetta, quindi da almeno 5 metri. L'impianto di allarme e di comunicazione è sempre importante, così ci avverte appunto della presenza del verificarsi di un evento incidentale, così come l'impianto di rilevazione, che è costituito da tutta una serie di sensori collegati a un allarme. Divieti e limitazioni sono sostanzialmente gli stessi, però, diciamo, considerata l'entità delle quantità in gioco, vietato effettuare, salvo casi di emergenza, travasi per serbatoi mobili o da navi, recipienti. Quindi, diciamo, questi travasi per serbatoi mobili, da serbatoi mobili a recipienti, tranne che in caso di emergenza, non deve essere la quotidianità. Quindi io travaso su un serbatoio e poi vado da serbatoio fisso a serbatoio fisso. Solo in emergenza, se devo svuotare un serbatoio per evitare che appunto possa essere interessato dall'incendio, allora lo posso fare.
autocisterne o le ferrocisterne possono sostare all'interno del deposito solo per il tempo strettamente necessario al carico e scarico. Non è ammessa l'installazione di serbatoi sovrapposti e deve essere, diciamo, ovviamente realizzata sempre, diciamo, un'adeguata, diciamo, cartellonistica che mi dia tutte le indicazioni possibili e immaginabili, quindi segnali di avvertimento, segnali di indicazione, di prescrizione, di attenzione o divieti. L'addestramento del personale è fondamentale, il personale deve avere effettuato uno specifico corso di addestramento, disponibilità deve avere a disposizione i DPI, dispositivi di protezione individuale, una tuta quindi antitermica di avvicinamento, con cappuccio e guanti termoriflettenti, coperte antifiamma nel caso in cui una persona dovesse essere coinvolta da un incendio, schermi protettivi e autorespiratori. Documenti tecnici che sono necessari sono appunto il manuale operativo, lo schema di flusso, la planimetria, il piano di emergenza interno, regolamento interno di sicurezza, gli schemi degli impianti elettrici di segnalazione e di allarme. A questo punto io direi di fare una piccola pausa. Facciamo una pausa di circa 10 minuti e quindi facciamo e 50 o e 55, ditemi voi se. Come vuole, ingegnere, come dice lei. Facciamo il 55, così vedo una cosa con un collega nel frattempo. Vabbè, ci vediamo quindi alle 16:55. Va bene, va No. benissimo.
signori. Possiamo ricominciare quando vuole, possiamo riprendere. Va bene, ok, condivido lo schermo. E già è condiviso. Sì. Allora, questo. Vediamo. Facciamo circolare 74 del 56, giusto? Sì. Ok, andiamo ora a vedere quella che è, diciamo, un'attività che penso vi sarà capitata o può capitare spesso perché depositi di gas infiammabili in recipienti mobili con quantitativi, diciamo, inferiori ai 5.000 kg di cui alla norma precedente. È una circolare, quindi una norma di prevenzione vecchia, quindi era circolare del Ministero dell'Interno, Servizi Antincendio della 74-1956. Nella parte seconda, quella che a noi ci interessa, troviamo depositi di GPL, quindi in recipienti portatili aventi potenzialità complessiva massima di 5.000 kg, quindi aventi potenziale complessiva, scusate, massima. Ok. Poi c'è la parte terza che riguarda le rivendite di GPL, sostanzialmente per le rivendite valgono le stesse condizioni, come se fosse un deposito di terza categoria, e l'unica cosa, appunto, quindi per quanto riguarda gli impianti elettrici, l'unica cosa che il quantitativo massimo però nelle rivendite è di 75 kg. Allora, o meglio, questo quantitativo classico massimo di 75 kg nelle rivendite, che può portare ha indotto più persone a dei rubi e hanno passato, diciamo, i guai anche dal punto di vista penale. Allora, la norma prevede la rivendita oltre, quindi l'assoggettabilità prevede le rivendite da 75 kg in su, però la norma tecnica prevede che io posso ottenere e vendere delle bombole fino a 75 kg e quindi incrociando le due norme io dico la rivendita massimo deve essere 75 kg e fra l'altro il recipiente di capacità massima deve essere di 15 kg, quindi io nella rivendita non posso neanche vendere la bombola, diciamo, da 25 kg. Questa la posso vendere direttamente, diciamo, con il trasporto, quello che fanno appunto coloro che fanno il trasporto dal deposito direttamente al domicilio del cliente. Quindi se andiamo sulla parte seconda, quindi sui depositi di GPL, quelli oggetto appunto della lezione, partiamo, diciamo, dalla storia, i primi mezzi di trasporto delle bombole. E vediamo che la circolare 74 del 56 sostanzialmente fa una prima classificazione fondamentale. Quindi ci sono depositi di prima categoria che sono quelli fino a 5.000 kg, depositi di seconda categoria fino a 1.000 kg, depositi di terza categoria fino a 300 kg. Poi per prima, seconda e terza categoria scatteranno, diciamo, a seguire ci saranno determinate prescrizioni. Quindi i depositi di prima categoria non possono essere ubicati all'interno dei centri abitati, quelli di prima e seconda categoria devono essere realizzati in locali interamente isolati, mentre quelli di terza categoria, così come anche le rivendite, possono avere anche due lati contigui con altri locali,
perché sono considerate attività non pericolose, quantomeno meno pericolose. Per i depositi di seconda e terza categoria non è richiesta la recinzione dell'area, mentre per quelli di prima categoria sì. Qui ho riportato le distanze di sicurezza, dividendo come distanze di sicurezza interna, distanze di sicurezza esterna. Quindi vedete che le distanze di sicurezza interna ci sono solo per i depositi di prima categoria. Ricordiamo che per distanze di sicurezza interna intendiamo le distanze di sicurezza fra l'elemento pericoloso e l'attività e altri locali sempre della mia attività. Mentre distanze di sicurezza esterna sono le distanze che devono essere realizzate tra gli elementi pericolosi e il fabbrica di esterni, edifici esterni, dove distanze che saranno raddoppiate nel caso di chiese, scuole, locali di pubblico spettacolo, alberghi, ospedali, caserme, luoghi, diciamo, di grande affollamento o di particolare importanza. Qui c'è una foto, per esempio, di un deposito di prima categoria. Caratteristiche costruttive, quindi il magazzino, bombole piene, deve avere strutture portanti nell'edilizio armato o cemento armato, copertura leggera con lastre di fibrocemento semplicemente appoggiate. Vietato quindi usare tegole o pietra come copertura. Quindi la caratteristica appunto di questi materiali è che io vado a utilizzare appunto delle lastre, quindi di fibrocemento semplicemente appoggiate, cioè devo realizzare una copertura leggera in maniera tale che eventualmente gli effetti di un'esplosione non tendono a demolire i muri perimetrali, ma trovano lo sfogo, diciamo così, utilizzando un termine un po' popolare ma che rende l'idea, quindi trovano lo sfogo verso l'alto, quindi trovano questa copertura leggera che facilmente quindi si infrange e da questa appunto fuoriesce, diciamo, l'energia dell'esplosione. Quindi può essere suddiviso in box, l'aerazione permanente deve essere almeno un quinto della superficie in pianta e deve essere distribuita in basso, a filo pavimento, parliamo di GPL, non dimentichiamolo. E in alto deve essere protetta con rete metallica a maglie fitte, il pavimento deve essere sopraelevato rispetto al piano praticabile. Tutto ok? Ci siete ancora? Sì. Bene. Quindi, sempre i depositi di prima categoria, il magazzino bombole vuote e quindi deve avere anch'esso una tettoia in materiale incombustibile. Posso anche io depositarle, diciamo, in un'area all'aperto, però appunto deve essere protetta, una classica tettoia, però deve essere protetta dagli agenti atmosferici. La recinzione, quindi deve essere costituita da un muro continuo alto 2,5 metri oppure da una rete metallica alta 2 metri. Servizi accessori, uffici, spogliatoi devono essere costruiti con materiale incombustibile e realizzati in posizione protetta rispetto al magazzino bombole piene. Quindi non me lo realizzerò frontalmente, magari dove c'è l'apertura del magazzino bombole piene, ma dal lato dove è più protetto. Ci siete ancora? Ok, Sì. perché ogni tanto sento non vorrei perdervi. Caratteristiche costruttive, quindi sono depositi di seconda e terza categoria. Per questi depositi, quindi diciamo, il fabbricato potrà essere realizzato appunto da strutture portanti o in cemento armato, calcestruzzo armato, murature di mattoni pieni a due teste, o di vetrame, in questo caso lo spessore deve essere almeno 40 centimetri, e sempre copertura leggera. Può essere suddiviso quindi in vari locali,
con muri di separazione che si elevano 1 metro al di sopra della copertura. L'aerazione è sempre 1/5 della superficie in pianta. Gli impianti elettrici devono essere realizzati con cavi del tipo a forte isolamento o interruttori, prese di corrente e altre apparecchiature di tipo stagno devono essere installate a 1,5 metri dal pavimento. Mezzi di estinzione, quindi per i depositi di prima categoria avrò anche un impianto idrico a idranti, oltre che gli estintori a polvere o a CO2, mentre per i depositi di seconda e terza categoria gli estintori a polvere o CO2. La solita segnaletica, quindi vietato fumare, vietato usare fiamme libere e la cartellonistica ai sensi del decreto legislativo 81 del 2008. Andiamo ora a vedere questa qui. Sono solo 10 diapositive, quindi non vi preoccupate. Depositi di gas infiammabili, quindi le norme di sicurezza per l'accumulo di gas naturale. Gas naturale, quindi parliamo di gas con una densità inferiore a quella dell'aria, quindi che tende ad andare verso l'alto. Abbiamo nei classici serbatoi fuori terra, una volta venivano utilizzati appunto questi gasometri. Noi l'Istituto Superiore Antincendio, dove diciamo come funzionari facciamo i corsi, abbiamo fatto il corso d'ingresso a Roma e è proprio adiacente a una struttura, anche perché accanto c'è proprio la società, quella del gas, a una struttura ormai sono rimasti come diciamo patrimonio dell'edilizia industriale e quindi il gasometro sostanzialmente, non so se ho altre immagini qua, no, forse. Comunque sostanzialmente è questa sorta di cilindro realizzato in una struttura, diciamo, tutta metallica. All'interno c'era una grande membrana, un grande telo che costituiva il serbatoio vero e proprio. E nel caso, ad esempio, dell'Istituto Superiore Antincendi a Roma, e costeggia appunto il Tevere perché appunto venivano anche effettuati quindi diciamo i trasporti via mare. Quindi depositi per l'accumulo di gas naturale, quindi possono essere in serbatoio, cioè interrati, sono dei tubi di grande diametro disposti a petto come una sorta di serpentina, come se noi facessimo il riscaldamento a pavimento per intenderci, e sono quindi c'è questo reticolo e tutti collegati fra loro. Poi ci possono essere gli accumulatori presso statici in tessuto gommato per l'accumulo di biogas, oppure le bombole che sono recipienti portatili qua quando parliamo di gas naturale per tenerlo a uno stato diciamo liquido all'interno del contenitore. Ho bisogno di vere e proprie bombole, cioè recipienti, diciamo, a pressione, con delle pressioni importanti. Quindi categorie e gradi di sicurezza vengono classificati quindi in 3 categorie in funzione di quantitativi e 2 gradi di sicurezza. Quindi la sicurezza può essere di primo o di secondo grado. La scelgo io come progettista. E ovviamente la sicurezza di primo grado mi impone delle caratteristiche, delle prescrizioni più pesanti, però mi dà delle possibilità dal punto di vista di distanze, diciamo, mi dà più, diciamo, la possibilità di effettuare io la valutazione del rischio e di capire se posizionarmi con un sistema di primo o di secondo grado. In determinati casi invece impone direttamente che ci sia fatta una sicurezza di primo grado o di secondo. Però quando parliamo di primo o di secondo grado, cosa intendiamo? Sicurezza di primo grado è l'insieme di tutte quelle caratteristiche che sono diciamo
atte a contenere sia lateralmente che verso l'alto o le schegge o altri materiali che possono essere progettati in caso di scoppio. Sicurezza di secondo grado è quella che mi dà il contenimento solo laterale. Quindi nella sicurezza di primo grado è tutto contenuto, un eventuale scoppio, le schegge sono tutte, perché il problema è che siamo con pressioni molto alte, almeno di 200 bar, e quindi il problema sarebbe quello delle schegge. Sicurezza di secondo grado io ammetto perché sono in luoghi isolati, perché mantengo distanze di sicurezza più ampie, che di avere una sicurezza di secondo grado, ma il contenimento delle schegge è lateralmente. E mentre diciamo, grazie, mentre dall'alto è ammissibile che appunto il materiale venga proiettato verso l'alto. Per quanto riguarda quindi l'ubicazione, queste diciamo possono essere ubicate in zone industriali o in aree con densità edificatoria non superiore a 3 metri cubi su metro quadro. Considerate in un raggio di 100-150 metri. E questo è in funzione della categoria e del grado di sicurezza, se 100 o 150 metri. La recinzione, invece, l'area di pertinenza del deposito deve essere recintata e provvista di almeno due aperture per l'accesso ai mezzi di soccorso e per l'esodo dei lavoratori in caso di emergenza. Per quanto riguarda le caratteristiche costruttive dei locali, le fondazioni devono essere gettate in sito, i pannelli di affollamento laterale devono essere a doppia armatura, collegati quindi a travi e pilastri, all'armatura di travi e pilastri, le travi di sostegno vincolate ai pilastri portanti e non devono essere semplicemente appoggiate. Per la copertura di primo grado, per sistemi di sicurezza di primo grado, la soletta deve essere estesa oltre il perimetro dei muri per contenere eventuali schegge uscite in caso di scoppio delle aperture di aerazione. Quindi, diciamo, devo realizzare questa soletta che è più ampia della superficie impianta del mio locale, perché dalle aperture potrebbero fuoriuscire delle schegge e quindi le vado a intercettare con questa, diciamo, sorta di veletta che fuoriesce oltre la pianta del fabbricato. Per quanto riguarda i sistemi di sicurezza di secondo grado, la copertura deve essere quindi di tipo leggero, in modo da essere facilmente divelta dall'onda di pressione dovuta ad un eventuale scoppio all'interno del locale. Impianti elettrici, per quanto riguarda gli impianti elettrici di protezione dalle scariche atmosferiche, questi vanno realizzati sicuramente a regola d'arte, con tubazioni, serbatoi e tutte le parti metalliche collegate all'impianto generale della messa a terra. Per quanto riguarda i mezzi di estinzione, quindi l'impianto fisso idrico antincendio con manichette tali da coprire l'intera superficie del deposito, mentre per i depositi di terza categoria sono sufficienti solo gli estintori portatili. Norme di esercizio, le solide, vietato fumare, vietato usare fiamme libere e la cartellonistica che mi indica appunto i divieti. Ok. Ci siete ancora? Resistete? Più o meno. Sì, Sono argomenti un po' così, però diciamo, bisogna parlarne. Mi auguro che poi alla fine vi restino i concetti fondamentali di cose che vengono riprese sempre nelle norme, quindi impianti a regola d'arte, impianti elettrici ad altezza superiore a 1,5 m nel caso in cui, appunto, nel caso in cui lo realizzo, perché tante volte, esempio, nei box, nei depositi, tante volte vengono realizzati con questi box già prefabbricati o omologati, con queste lastre appunto tutte di fibrocemento, e non viene neanche realizzato l'impianto elettrico, e quindi diciamo il costo è irrisorio.
però quando già andiamo o okay, che abbiamo una rivendita, allora nell'impianto elettrico dobbiamo tenere conto di questo, dobbiamo fare una verifica, pure che diciamo che non si verifichino, cioè una zonizzazione ai sensi dell'ADEX, e quindi diventa la cosa un po' più importante. E poi sempre quello, l'importante è tenere conto che le bombole, anche se la chiamo bombola vuota, ma non è mai vuota e c'è sempre un certo quantitativo più o meno di gas, quindi questi sono sostanzialmente i concetti. Quindi andiamo ora a fare gli oli minerali, che è un pochettino pesantuccio, e poi facciamo una pausa e poi ci facciamo i distributori di carburante. Allora, gli oli minerali. Questa è la norma più antica no, più antica del mondo, più antica, la prima norma, diciamo, antincendio. Pensate che addirittura questa norma, siamo nel 34, quindi prima ancora che si costituisse il Corpo Nazionale, e quindi questa norma, siamo ai tempi, diciamo, una determinata epoca della nostra nazione, un determinato periodo, quando, diciamo, un periodo che era, diciamo, produttivo, con i pro e i contro, diciamo, di quel periodo, però, diciamo, venivano emanate, diciamo, queste leggi, perché si cominciavano a sviluppare questi depositi di oli minerali, depositi costieri, e addirittura vi dicevo che questa norma prevede, in un paragrafetto pure parla delle OMS, quindi vedete che era la prima norma per quanto riguarda, così come la concepiamo ora, per quanto riguarda la prevenzione incendi. Questa riguarda quindi l'approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, immagazzinamento, impiego o la vendita di oli minerali e il trasporto degli oli stessi. Ai fini della soggettabilità siamo ai sensi di DPR 151, se noi abbiamo un deposito, una rivendita di liquidi infiammabili o combustibili o oli, lubrificanti, dietermici di qualsiasi derivazione con capacità geometrica complessiva 1 m³, allora siamo nell'attività numero 12 dell'allegato primo di DPR 151. E ricordiamo che categoria A, quando i liquidi sono i liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 gradi centigradi, per capacità fino a 9 m³, poi vedremo, diciamo, i classici contenitori distributori rimovibili di gasolio. Categoria B, da 1 m³ fino a 50 m³, a eccezione di quelli in categoria A, e poi categoria C sono quelli oltre 50 m³. Quindi rispetto all'allegato al DM 16282, che è quello precedente al DPR 151 per quanto riguarda la soggettabilità, e quest'ultimo, cioè il DPR 151, ha accorpato in un'unica attività le 15, 16 e 17 e alzato, messo fra virgolette, le soglie da 0,2 a 1 m³, le soglie di assoggettabilità. Qui ho riportato appunto le norme, alcune norme. Il titolo 1 del decreto dà delle avvertenze generali, poi magari, e addirittura da qui vengono diciamo, presidi anche antincendio. Vedete che qua, come presidi di estinzione, si parla di sabbia, di riserva d'acqua, parla di norme cautelative, quindi regolamento interno sulle norme cautelative, sono quelle che noi ora chiameremmo procedure, istruzione, sono quelli che ora chiamiamo formazione, placca fissa sulle macchine ed apparecchi, quello che ora chiameremmo marcatura CE, manuali d'uso. Temperatura di infiammabilità, una breve
premessa, è la temperatura minima alla quale i liquidi combustibili emettono vapori in quantità tale da incendiarsi in caso di innesco. Quindi da qui cosa deriva? Che più è bassa la temperatura di infiammabilità, più è pericoloso appunto il materiale. Quindi noi abbiamo la benzina che ha una temperatura di infiammabilità di meno 20, cioè a meno 20 gradi centigradi, a meno 20, già la benzina emette vapori che in concentrazione tale che in presenza di innesco portano all'accensione. Ecco perché quando noi facciamo, diciamo, riforniamo il nostro serbatoio, vediamo attorno all'erogatore e vediamo appunto alla pistola, diciamo, erogatrice. Vediamo che si forma quel fenomeno, diciamo, quella rifrazione differenziale, quei vapori, ci sono appunto i vapori di benzina. E considerate che le colonnine e gli erogatori hanno un sistema di recupero dei vapori, mentre per il gasolio la temperatura di infiammabilità è di 65 gradi centigradi. Vedete che c'è una bella differenza. Tant'è che la benzina è come liquido infiammabile categoria A, il gasolio categoria C. Quindi, perché vi ho fatto questa premessa sulla temperatura di infiammabilità? Proprio perché in base alla temperatura di infiammabilità vengono classificati i liquidi. Quindi parliamo di liquidi cui i vapori possono dare luogo a scoppio, quelli di categoria A, liquidi infiammabili di categoria B, liquidi combustibili, quelli di categoria C. Per andare a individuare quella che è la capacità di un deposito, devo andare a considerare l'equivalenza fra la benzina e le altre sostanze o carburanti, diciamo, equiparate. Quindi qua ho fatto un esempio, un deposito che contiene 10 metri cubi di benzina, 50 metri cubi di petrolio e 1200 metri cubi di oli combustibili e 1800 metri cubi di oli lubrificanti equivale a un solo deposito a un deposito di sola benzina della capacità di 75 metri cubi. Perché ci sono delle equivalenze che io appunto devo fare, quindi 50 metri cubi di petrolio lo divido per 10, gli oli combustibili lo divido per 40, gli oli lubrificanti lo divido per 60. Quindi e arrivo, giusto per capire immediatamente qual è il grado di pericolosità di un deposito, lo riporto tutto quindi alla sola benzina. I depositi poi possono essere costieri oppure interni, e gli stabilimenti di lavorazione invece si suddividono in raffinerie, dove avviene la distillazione frazionata dei petroli greggi, rettificazione e raffinazione dei gruppi derivati, oppure gli impianti di distillazione oli ad alta pressione. Poi ci possono essere altri tipi di stabilimenti. Comunque, sostanzialmente, con la torre di distillazione che abbiamo visto prima, nella raffineria ottengo, diciamo, dal greggio, ottengo i vari prodotti. Qui c'è una tabella con classi e categorie, quindi in base alla categoria ci sono le classi, poi dico, nel momento in cui uno lo deve affrontare, vede in quale caso si trova e ci si regola di conseguenza. Il titolo terzo parla invece delle disposizioni generali, quindi l'ubicazione, e ci vuole un'adeguata distanza dal mare di 500 metri, a meno che non ci siano delle specifiche deroghe. L'attracco della nave cisterna deve essere in una zona meno frequentata, diciamo meno utilizzata quindi per la balneazione, con correnti marine dirette fuori dal porto, quindi le correnti dominanti, con correnti marine dominanti, scusate, dominanti.
dirette fuori dal porto e con uno specchio d'acqua circoscritto da uno sbarramento galleggiante, le famose panne galleggianti. Lo scarico della nave cisterna deve avvenire mediante idonea tubazione. È vietato lo scarico diretto a veicoli o a fusti, ovviamente. E questo è un esempio di un deposito costiero. Modalità costruttive dei fabbricati devono essere realizzati con materiali incombustibili. Deve esserci un facile esodo degli occupanti in caso di incendio. Le porte devono essere con soglie rialzate di almeno 20 centimetri, vietati i pavimenti in pietra, gli sfiati devono essere muniti di reggicella tagliafiamma e gli impianti elettrici devono seguire la direttiva ATEX. Per quanto riguarda gli impianti e mezzi antincendio, quindi deve essere necessario realizzare un impianto idrico in grado di raffreddare gli involucri dei serbatoi metallici fuori terra. Si deve tenere conto anche di un impianto, l'impianto idrico anche deve essere a protezione da incendi che possono anche venire dall'esterno. Negli stabilimenti e nei maggiori depositi, quindi di prima e seconda classe, c'è anche un impianto di spegnimento a schiuma. Mezzi di estinzione carrellati e portatili per i principi di incendio. Ci siete ancora? Sì, ci siamo, ingegnere. Capisco che l'argomento magari vada un po' più veloce, tanto ve li trovate nel caso in cui doveste trovarvi così, poi dopo la pausa ci facciamo i distributori di carburante che sono un pochettino più interessanti. Quindi, liquidi schiumogeni, ovviamente il migliore agente estinguente per liquidi combustibili infiammabili è la schiuma. Qua ho riportato alcuni tipi di liquidi schiumogeni, quindi la schiuma sostanzialmente io cosa dico? Che con 2-3 litri di liquido schiumogeno in base, diciamo, alla percentuale, ma anche con 1 litro si va solitamente dall'1 al 6% come liquidi schiumogeni e con la restante quantità di acqua praticamente io riesco a formare sempre un metro cubo di schiuma con un peso di poco più di 100 kg, cioè perché avrò 97-98 litri sostanzialmente di acqua, quindi 98 kg, facciamo 800 kg e tutto il resto è aria. Se avessi fatto invece un metro cubo di acqua avrei avuto 1000 kg. Quindi zone di protezione, le distanze, quindi gli stabilimenti e i depositi devono essere circondati da un recinto alto almeno 2,5 m. La zona di protezione dipende dalla classe e le distanze dai fabbricati esterni e da ferrovie, pure questo dipende dalla classe. Trovate anche alcuni esempi. Sistemazione interna e di norma in uno stesso impianto, i liquidi di diversa categoria devono essere depositati e travasati in locali diversi, separati fra loro. I contenitori devono essere per trasporto, immagazzinamento, lavorazione degli oli minerali, devono essere metallici. Possono anche essere utilizzati dei contenitori di materiali diversi, però devono essere appositamente approvati, come le tane, che ora ci sono anche in polietilene ad alta densità, però devono essere appositamente approvati. Quindi i serbatoi fuori terra per liquidi di categoria A e B devono essere esclusivamente metallici a tenuta ermetica, il fondo appoggiato su un'adeguata fondazione, tetto a struttura leggera, tinteggiatura con vernici riflettenti o sottile lamina d'alluminio proprio per evitare che l'aumento delle temperature all'interno, gli sfiati, devono esserci degli sfiati con reggicella tagliafiamma, la scala metallica lungo i livelli per di una scala metallica quelle che vediamo attorno, ad esempio quando si dice serbatoi sono questi grossi cilindri, la scala metallica che gira attorno, così da poter ispezionare tutti gli elementi, da quelli che ci sono eventualmente sulle pareti laterali, gli elementi di sicurezza, al coperchio che è, diciamo, l'elemento più
più pericoloso o diciamo è più importante, perché sopra, quindi questi grossi cilindri, c'è un coperchio galleggiante e l'impianto, diciamo, di estinzione. Se per un motivo di non perfetta, diciamo, verticalità per un cedimento differenziale, esempio del serbatoio, oppure se c'è un problema, allora com'è che funzionano questi coperchi? Sostanzialmente sono come dei grossi coperchi di una pentola che però sono contornati lungo, diciamo, la corona circolare da una guarnizione in materiale, diciamo, in gomma, per evitare appunto l'attrito e quindi possibili fonti di innesco. Se c'è un problema con questa guarnizione e il coperchio scende storto, potrebbe toccare con le pareti, quindi fare attrito e quindi creare, diciamo, un innesco. Serbatoi fuori terra per liquidi di categoria C, quindi meno pericolosi, devono sempre rispettare quelle caratteristiche di cui abbiamo parlato prima. Però, diciamo, sono meno, diciamo, attenzionati, meno pericolosi, quindi necessitano anche questi di un impianto di estinzione. Allora, sostanzialmente, come vi dicevo, sopra il coperchio c'è questo impianto di estinzione che pompa schiuma. Quindi nel caso in cui dovesse esserci un problema al coperchio che non riesce a separare il combustibile che si trova dentro dal comburente che si trova fuori dall'aria, nell'aria, allora parte l'impianto antincendio e fa tutto un letto di schiuma, e quindi questa schiuma va a isolare, a separare. Utilizzando un termine più tecnico, diciamo, dell'antincendio, va a separare il combustibile dal comburente. Per i serbatoi fuori terra si devono realizzare dei bacini di contenimento. Ad esempio, nella raffineria ci sono questi argini in terra, perché fare un bacino di contenimento di un serbatoio di quelli enormi. Quindi, cosa succede? C'è questo serbatoio, passando da fuori non lo vedete perché i muri sono alti. Però sostanzialmente ci sono queste trincee, questi argini di terra che costituiscono, quindi terra argilloso ovviamente, che quindi non fa drenare e quindi permette che in caso di fuoriuscita del materiale questo venga contenuto all'interno di questi grossi bacini di contenimento. Mentre per gli oli combustibili o lubrificanti non occorrono bacini di contenimento quando l'aria su cui sorgono è recintata da un muro che possa, diciamo, resistere alle spinte idrostatiche. Per quanto riguarda il volume dei bacini di contenimento, in base alla categoria dei liquidi, vedete, se è un liquido di categoria A, il volume del bacino di contenimento deve essere pari a quello del serbatoio. Se è di categoria B, un terzo di quello del serbatoio; se è di categoria C, è consigliato un quarto del volume del serbatoio. I bacini di contenimento devono essere intercettabili mediante delle valvole a strada cinesca, perché dai bacini di contenimento io eventualmente in fuoriuscita posso spostare il materiale dal bacino, in questo caso da un serbatoio, però appunto devono esserci queste valvole, diciamo, a strada cinesca. Le tubazioni devono attraversare i bacini a tenuta stagna e non sorpassarli per evitare la formazione di sacche d'aria, ok? Quindi io il bacino non devo fare la selletta che sale, e quindi col tubo salgo attraverso, diciamo, il perimetro del bacino e riscendo, perché altrimenti si formerebbero lì delle sacche d'aria, così come avviene per gli acquedotti e per tutte le tubazioni.
Per le raffinerie, siccome si tratta di specifici processi industriali, è ammesso quindi il raggruppamento di serbatoi senza bacino o vasca di contenimento, ma solo in determinati, diciamo, casi particolari, anche le distanze inferiori, perché siamo all'interno appunto di uno stabilimento di lavorazione. E quindi vedete realtà di questo tipo. Le tubazioni, quindi nei tratti in cui interferiscono con strade, tranvie, binari ferroviari o spazi pubblici o privati non di pertinenza, devono essere interrate per almeno 50 centimetri, oppure passare attraverso dei cunicoli a uso esclusivo e ispezionabili. In maggiore attenzione in caso di depositi o stabilimenti costieri, ovviamente per motivi di carattere ambientale. Serbatoi fuori scusate, interrati per liquidi di categoria A, B e C deve essere, diciamo, applicato un dispositivo di sicurezza di primo grado che può essere o un fluido inerte o con saturazione, ora vedremo più in là cosa sono, oppure un semplice tubo di sfogo dei vapori, quindi il tubo di equilibrio. Quindi i serbatoi interrati devono essere dotati di un dispositivo di sovrappieno, un passo d'uomo, la tubazione di equilibrio corrente tagliafiamma, una targa di identificazione e sono soggetti a una verifica annuale di funzionamento. Ci siete ancora? Sì, ci siamo. Bene. Allora, andiamo a vedere qualcosa sui dispositivi di sicurezza. Quindi, per limitare l'infiammabilità, lo posso limitare mediante, ad esempio, l'interramento dei serbatoi. Per limitare, agire sull'esplodibilità, posso eliminare il contatto con combustibile comburente. E quindi, diciamo, cerco di fare in modo di creare che la miscela non raggiunga le caratteristiche di esplosività. Dispositivi di sicurezza, quindi l'avevamo detto prima, posso essere a fluido, quindi con l'acqua, quindi un dispositivo di tipo idrostatico, o a gas inerte, quindi azoto o CO2. In questo caso, come che funziona? Fornisce l'isolamento e quindi con la pressione l'espulsione del liquido infiammabile dal serbatoio. Oppure a saturazione, quindi in questo caso l'isolamento è dato dall'aria satura di vapori che quindi sono oltre la percentuale di infiammabilità, quindi essendo un'aria satura, un punto per definizione è sopra il limite superiore del campo di infiammabilità, e quindi diciamo, la saturazione viene diciamo, incentivata, come dire, il termine più corretto. Comunque, immetto sostanzialmente questi vapori già saturi e faccio, diciamo, saturare più rapidamente di tutto, diciamo, il serbatoio. Ci sono poi dispositivi a doppia chiusura a liquido con due robuste cassette metalliche, quindi parzialmente riempite di liquido, il principio di funzionamento sostanzialmente del sifone, ok? Quindi io adesco questo sifone, lo riempio oppure lo adesco, quindi lo riempio di liquido e creo quindi questa doppia chiusura. Coperchio galleggiante, quello di cui ne avevamo parlato prima. Poi ci sono i sistemi a gasometro per i serbatoi di benzina fuori terra. Quindi in questo caso il tetto è privo di sfiavi perché altrimenti appunto ricordiamo che la benzina emette già vapori infiammabili a meno 20 gradi centigradi e quindi diciamo, si utilizza questo sistema qua tramite il gas. A tubo d'equilibrio, quello che facciamo di solito per i serbatoi di gasolio, ad esempio, quindi voi vedete diciamo, dove ci sono serbatoi di gasolio, vedete appunto questo tubo di sfiato di equilibrio con la reticella tagliafiamma attorno, che deve sfociare a circa 2 metri e mezzo dal piano di posa, diciamo,
un calpestabile e deve avere appunto una distanza di almeno 1,5 m dalle finestre, dalle eventuali finestre di edifici che dovessero essere presenti. Altri sistemi di eliminazione degli effetti dell'esplodibilità, a valvola automatica di pressione e depressione, quindi c'è una valvola composta da un corpo metallico che permette, diciamo, la respirazione, tra virgolette, quindi il fatto che aumenti di pressione nelle ore più calde e diminuisca nelle ore più fredde, pur avendo sempre una chiusura ermetica. Di fatto, diciamo, non c'è rivalità per questi sistemi, questi vanno scelti in funzione della tipologia dei serbatoi, ma non tutti i sistemi si prestano a un uso promiscuo. Quindi in questa tabella trovate per i sistemi di primo, secondo e terzo grado, trovate appunto quelli, diciamo, che debbono essere utilizzati. Ovviamente la merce imballata offre sempre maggiore sicurezza, no? Perché c'è il frazionamento del liquido e perché i recipienti sono sigillati, a condizione però che non vengano effettuati travasi negli ambienti di deposito, altrimenti diventa pericoloso. Quindi il travaso va fatto a circuito chiuso con le tubazioni, proprio per evitare quello che magari è successo qui. Ora, come avevo detto, ho fatto un breve riepilogo. Cosa devo ricordarmi sempre, anche senza leggere le norme? Perché sapere tutto non è impossibile. Quindi, diciamo, ho fatto delle considerazioni conclusive. Devo non usare fiamme libere, avere un ordine nella sistemazione dei materiali e nella pulizia dei locali, la compartimentazione, soglie di compartimento che quindi mi creano bacini di contenimento, l'aerazione dei locali, prima di tutto comunque l'esodo degli occupanti, gli impianti di trasporto di fluidi combustibili infiammabili, elettrici, di messa a terra, protezione scariche atmosferiche devono essere realizzati a regola d'arte, le macchine devono essere conformi alle direttive e alle relative direttive, la marchiatura CE, mezzi e impianti di estinzione, quindi raffreddamento con acqua o con schiuma, formazione del personale e informazione delle squadre di emergenza, degli addetti all'incendio e informazione del personale, impiego di dispositivi di protezione individuale, verifiche periodiche che vanno fatte a serbatoi, impianti, macchine, prima e dopo gli interventi di manutenzione oppure a scadenze ben definite, documento di valutazione dei rischi, piano di emergenza e tutte le procedure, nonché fondamentali in questo tipo di attività, sono le esercitazioni periodiche e, se sono attività rilevanti, piano di protezione civile, quelli che vengono elaborati in nostra presenza tramite la prefettura. Perché un evento incidentale, che può essere appunto nella raffineria, in un deposito di questo tipo, va a incidere sulla popolazione che abita nelle più o meno vicinanze, e quindi il piano di protezione civile deve prevedere, appunto, in base al tipo di emergenza, come si deve comportare la popolazione, o meglio, gli aiuti che devono essere dati e gli indirizzi alla popolazione. Ok, io direi di fare una pausa, magari riprendiamo alle 18 e riprendiamo con i distributori di carburante, se per voi va bene. Va benissimo, va benissimo. Ok, allora a Ok, ci più vediamo alle tardi, 18. dopo. Non mi fermo.
No, non deve uscire. Ingegnere, non si deve scollegare. Si scollega per favore. Guarda, c'è la mia Mi scherma. ascolta un attimo, quanto fare vigliare da cosa? Vai, esci un attimo da questa No, cosa. è bloccato! Non mi faccio prendere da niente, è l'applicazione. È Google Meeting, non ci posso fare niente. Agostino? Agostino?
Se per voi va bene, io potrei ricominciare. Riprendiamo, sì. Riprendiamo così. Troppo, diciamo, la lezione di oggi, infatti avevo già immaginato che non riuscivamo a fare pure gli esplosivi. Quelli li guardiamo la prossima, Va bene. diciamo, il nostro incontro, un livello, giorno 9 dovrebbe essere, 9 giugno. E Va quindi bene. con cui abbiamo impianti di cogenerazione, gruppi elettrogeni, centrali termiche, quindi possiamo fare anche gli esplosivi. Abbiamo 2 orette. Ora ci andiamo a vedere. Vedete la Sì, condivisione dello scade, schermo, scade. Sì. la presentazione? Ok. Andiamo ora a vedere gli impianti di distribuzione carburanti e le reti gas infiammabili. Vediamo, se arriviamo. Sostanzialmente andrò veloce, ma mi soffermo su quelle che ritengo appunto le cose più importanti. Intanto, i distributori di carburante possono essere appunto liquidi o gassosi. E se ci sono entrambi, quindi liquidi sono quelli classici, benzina, gasolio, gassosi, GPL, metano, idrogeno. Se ci sono entrambe le tipologie, allora parliamo di impianti di tipo misto. Poi, quest'ultimo periodo, diciamo, si sono diffusi molto, partendo intanto dalle attività di autotrasporto, ma poi anche per i cantieri, i mezzi d'opera, i contenitori distributori rimovibili di gasolio. E andremo quindi a vedere la normativa pure aggiornata. Per quanto riguarda la soggettabilità, quindi abbiamo i carburanti liquidi, quindi dell'attività 13 sostanzialmente, mentre l'attività 12 è solo per depositi e rivendita di oli. Normative. Vedete che ci sono parecchie normative da guardare. Noi andiamo un po' a sintetizzare. Quali sono gli elementi pericolosi? Quindi sono le colonnine di erogazione, i serbatoi, con i pozzetti di carico e gli spiadi. Allora, in alcuni casi, quando si parla di carico concentrato, quando tutto viene realizzato un pozzetto, o meglio, diciamo anche a parete, tutto un blocco dove c'è, diciamo, il carico dei vari serbatoi. Quindi io non aprirò passo d'uomo, o quantomeno pozzetto di carico di ogni singolo serbatoio, apro un unico pozzetto o un unico armadio dove ho le tubazioni di carico dei serbatoi. Ormai tutti i distributori che man mano che vengono ristrutturati rifanno anche le tubazioni e fanno un pozzetto di carico centralizzato. Le distanze, ci sono distanze anche per quanto riguarda quindi dalle officine, dai locali di lavaggio e vendita di autoricambi e accessori auto, così come dai punti di ristoro. I distributori di carburante noi li studiamo seguendo, diciamo, il DM 10 marzo, scusate, il DM 31 luglio del 34 e la circolare 10 del 69. Qua ci dà alcuni elementi, diciamo alcuni esempi. Ad esempio, ci dice tutte le distanze di sicurezza e come misurarle. Ad esempio, se abbiamo delle linee elettriche aeree, dobbiamo considerare la misura in proiezione orizzontale. La proiezione, quindi noi che facciamo la distanza di sicurezza, la misuriamo dalla proiezione orizzontale. Quindi se abbiamo una linea aerea ad alta tensione, o quantomeno le linee aeree che ci interessano ai fini della distanza di sicurezza, sono quelle in corrente continua quando superano i 600 volt, oppure 400 volt se è a corrente alternata.
6 metri da linee ferroviarie, da tranvie e 20 metri da quando sono su strada ordinaria, oppure 20 metri da ferrovie o tranvie su sede propria. Altre distanze di sicurezza, 9 metri fra le colonnine di benzina e i parcheggi di motel, luoghi di ristoro con superficie superiore a 150 metri, 6 metri fra i cordoli delle isole. Serbatoi interrati, quindi si applica per le nuove installazioni il DM 29 novembre 2002, per quelle esistenti si applica il DM 17 giugno dell'87 e il DM del 34. Mantenimento dell'integrità strutturale. Scusate, però sta cosa non mi piace. Allora facciamo. Scusate un attimo. Quindi i serbatoi possono essere a doppia parete con un sistema di monitoraggio continuo dell'intercapedine, e ormai quelli nuovi sono tutti a doppia parete, oppure a parete singola, ma ormai, diciamo, man mano che si realizzano, vengono tutti realizzati a doppia parete con un sistema quindi di monitoraggio continuo di eventuali perdite. Le pareti possono essere metalliche, ma devono essere protette dalla corrosione, o non metalliche, e quindi però o di polietilene, ad esempio, ma devono essere abbastanza, cioè con caratteristiche tali da resistere alle sollecitazioni meccaniche che possono esserci nel terreno. Quindi per i serbatoi esistenti e per, scusate, il contenimento e rilevamento quindi delle perdite, ci sono i dispositivi di sovrappieno, ma anche l'incamiciatura, un sistema equivalente con tubazioni interrate in pressione, ad esempio. E quindi la capacità massima di ciascun serbatoio è di 50 metri cubi, che possono, allora, solitamente i serbatoi grandi vengono suddivisi in più compartimenti, i quali possono anche contenere combustibili diversi. Su ciascun serbatoio deve essere installata in posizione visibile un'apposita targa di identificazione che mi indichi dove viene indicato il nome e l'indirizzo del costruttore, l'anno di costruzione, la capacità, lo spessore del materiale del serbatoio, la pressione di progetto dei serbatoi e dell'intercapedine. Scusate, serbatoio e dell'intercapedine. Sistemi di sicurezza, li abbiamo visti, alcuni quindi a fluido inerte, a saturazione, a doppia chiusura a liquido, caricamento a ciclo chiuso, recupero dei vapori, tubazione di equilibrio nel caso di secondo grado e quindi di categoria C, tubo di equilibrio, valvola automatica di pressione e depressione nel caso di terzo grado. Come avviene la saturazione e come avviene la tubazione di equilibrio? L'abbiamo detto prima, quindi la saturazione della benzina, quindi il 20%, si produce in circa 15 minuti alla temperatura di 20 gradi centigradi. Noi cosa facciamo? Per una più rapida e intensa saturazione, l'aria che entra nel serbatoio deve attraversare la fase liquida, quindi si carica di vapori di gas e quindi otteniamo più rapidamente la saturazione. Tubazione di equilibrio, o praticamente c'è questo tubo metallico che con lo spiato ad altezza almeno di 2,40 m dal piano di calpestio, protetto con reticella tagliafiamma. Gli aerogatori devono essere marchiati, omologati e avere un sistema di recupero dei vapori. Negli erogatori self-service, per evitare perdite accidentali, c'è un sistema che verifica di continuo la pressione all'interno della tubazione. Quando questa scende al di sotto di un bar, blocca il gruppo motore pompa entro 2 secondi. Questo perché? Perché se la pressione è scesa, vuol dire che la pistola è
fuori dal serbatoio, perché quando la pistola è all'interno del serbatoio c'è la pressione, ovviamente, data dai vapori, da quello che c'è all'interno del serbatoio. Quando invece viene fuori, allora vuol dire che il sistema rileva che qualcuno sta erogando al di fuori del serbatoio e blocca il gruppo motore-pompa. L'impianto elettrico ovviamente va fatto tutto in conformità alla regola d'arte e seguendo eventualmente la direttiva ADEX, cioè vanno individuate le zone pericolose e poi va tutto attestato con la 3708 e con le certificazioni di tipo o delle varie apparecchiature. Mezzi di estinzione, ci vuole almeno un estintore portatile per ogni isola e nel locale gestore dove c'è il quadro elettrico, meglio mettere un estintore a CO2. I secchi di sabbia sono prescritti dal DM 31 luglio del 34 e servivano non solo come estinguenti, ma anche per creare un bacino di contenimento in caso di perdite di prodotto. Nei distributori è ammessa anche la vendita di oli lubrificanti per un quantitativo massimo di 15 metri cubi in confezioni sigillate. Non è consentito il travaso. Nel caso di depositi di oli lubrificanti, appunto, il locale deve essere realizzato in materiale combustibile di volume pari a 1,3 volte il quantitativo stoccato, l'accesso dall'esterno oppure da un disimpegno aerato. Ci deve essere un bacino di contenimento con una soglia di almeno 20 centimetri. Il locale deve possedere una superficie di aerazione di un trentesimo della superficie in pianta e almeno un estintore per fuochi di classe B. Questi sono i contenitori distributori, quelli per l'erogazione di carburanti liquidi di categoria C, quelli che diciamo, vediamo principalmente nei cantieri più importanti per l'alimentazione dei serbatoi dei mezzi d'opera, ma anche nelle attività di autotrasporto dove questi vengono appunto utilizzati per il rifornimento di mezzi di autotrasporto. Qual è il vantaggio? Non è solo quello di non andare al distributore, ma che io imprenditore posso acquistare il gasolio a un costo agevolato e ecco perché sono pure controllati dall'Agenzia delle Dogane oltre che dall'UDIF. Quindi sono state abrogate queste norme che sono quelle sostanzialmente riguardavano aziende agricole, è stato tutto unificato nel 22 novembre del 2017. Questo DM prevede, quindi, dice che sono esentati dall'obbligo di adeguamento i contenitori distributori esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, quindi il 5 maggio 2018, qualora ovviamente avessero i titoli applicativi. Il termine contenitore distributore è equivalente al vecchio termine contenitore distributore rimovibile o contenitore distributore mobile. Solo diciamo nelle definizioni, quindi c'è stato questo cambiamento. Questo decreto non si applica agli impianti fissi di distribuzione carburanti e ai serbatoi fissi connessi ai gruppi elettrogeni o a centrali termiche. È introdotto il termine di deposito di distribuzione come insieme di più depositi. Capacità massima deve restare sempre 9 metri cubi per poter applicare questo decreto. In un'attività potranno essere installati più depositi di distribuzione rispettando ovviamente le distanze di sicurezza, fino a una capacità massima non superiore a 45 metri. Decadono le precedenti approvazioni rilasciate per il serbatoio in plastica, privi del requisito di reazione di classe A1. Quindi il bacino di contenimento
non è considerato un elemento strutturale del contenitore distributore e peraltro in questo caso può essere realizzato posando il contenitore anche all'interno di una vasca di adeguata capacità geometrica. Il serbatoio pure questo può essere a parete doppio o a parete singola. Nel caso di parete singola però devo avere un bacino di contenimento pari non inferiore al 110% e ammessa l'installazione di combustibili mentre prima non era ammessa. Quindi io lo posso chiudere anche all'interno di un box in combustibile, di solito si fa in lamiera, che però deve avere una o più aperture di aerazione permanente e di superficie non inferiore, quindi a un trentesimo di quella in pianta. Così come per il bacino di contenimento, anche la realizzazione di un box prefabbricato non necessita quindi un aggiornamento dell'approvazione di tipo perché non viene considerato come elemento strutturale del contenitore distributore. Questo, beh, sono gli aggiornamenti, le novità introdotte dal 10 maggio 2018, cioè cosa fare per i distributori esistenti, ma ormai sono date che abbiamo ben superato. E quindi li possiamo sorvolare. Gli imprenditori agricoli che utilizzano contenitori distributori di prodotti petroliferi di olio di oliva di capacità inferiore o uguale a 6 metri cubi, anche se muniti di erogatore, non sono tenuti agli adempimenti del DPR 151, cioè a fare la pratica dei vigili del fuoco. Dovranno comunque osservare quanto prescritto o quanto indicato in questo DM 22 novembre 2017. Quindi le modalità di installazione sono sempre le stesse. Ora, quindi bacino di contenimento, quindi in maniera tale che fissati, scusate, non bacino di contenimento, basamento in conglomerato che quindi faccia un'adeguata base d'appoggio. Il serbatoio deve essere ancorato a questa base in calce e struzzo per evitare che anche durante il riempimento per le spinte idrostatiche possa muoversi. E il serbatoio deve avere la sua dichiarazione di conformità, il suo manuale di uso e manutenzione e la targa che deve essere, diciamo, funzionata in posizione ben visibile. Vanno installati in aree a cielo aperto, su piazzole di posa rialzate, ancorati per resistere a spinte idrostatiche, tubo di sfiato altezza maggiore di 2,40, grado di riempimento minore o uguale a 90%, protetti da recinzione metallica, da recinzione corrente metallica alta 1,80 m, che si può evitare se l'attività già è provvista di una recinzione propria. L'area circostante, quindi almeno 3 metri, deve essere priva di vegetazione che possa costituire fonte di innesco e in prossimità del contenitore distributore non devono essere depositati materiali combustibili di alcun tipo. Distanze di sicurezza e protezione, 5 metri dei fabbricati, 10 metri in caso di luoghi di collettività. 15 metri da linee ferroviarie tranviarie e 6 metri dalle proiezioni orizzontali sulla proiezione, diciamo, delle linee elettriche e di alta tensione. Distanza di protezione 3 metri. Le distanze di sicurezza possono essere ridotte fino alla metà mediante interposizione di muro EI60, quindi pure qua c'è la sorta di muro di schermo, e in caso di contenitore distributore in box prefabbricato le distanze vanno misurate dal perimetro del box.
impianti elettrici e di messa a terra devono essere sempre realizzati e devono essere a regola d'arte. Ci deve essere un dispositivo di blocco dell'erogazione in caso di basso livello del carburante. Mezzi di estinzione, quindi almeno due estintori portatili e un estintore carrellato. Vediamo la classificazione, quindi terminato con i combustibili liquidi, andiamo a vedere la classificazione dei combustibili gassosi, quindi gas compressi. Sono quelli che a seguito di elevate pressioni vengono ridotti in volumi contenuti. I gas liquefatti sono quelli invece che richiedono, per essere liquefatti, quindi portati allo stato liquido, diciamo delle pressioni modeste. Ad esempio, la pressione di stoccaggio a 35 gradi centigradi del propano è 14 atmosfere, del butano 4,5 atmosfere. Andiamo quindi a vedere gli impianti di distribuzione di GPL. La norma, ci siete ancora? Ci siete tutti? Sì. C'è questo buco, questo lasso di tempo da quando chiedo a quando sento qualche voce rassicurante che mi preoccupa, ho paura di parlare da solo per questo. No, no, è il tempo di riattivare i microfoni. Lo so, però c'è quei 10 secondi di panico, dice, sono rimasto solo. No, no. Ok, andiamo a vedere quindi gli impianti di distribuzione a GPL, del GPL. Allora, la cosa positiva è che ora vedremo gli impianti di distribuzione GPL di metano, che è in parte anche quelli di idrogeno, hanno, per quanto riguarda l'ubicazione, norme di esercizio, dei procedimenti, diciamo, danno delle indicazioni simili. Poi ovviamente vanno apportati caso per caso. Fra GPL e metano, appunto, anche perché ci sono pressioni e ancora di più per l'idrogeno, perché le pressioni in gioco sono diverse, sono crescenti fra il GPL, metano e idrogeno. Infatti, uno dei problemi per cui, diciamo, difficilmente si stanno diffondendo i distributori a idrogeno, primo perché, diciamo, è legato è tutto un discorso commerciale, ovviamente, delle auto a idrogeno, però dall'altro punto di vista realizzare un impianto, un distributore a idrogeno ha un costo molto molto alto, perché le pressioni in gioco sono alte, quindi quello sta, secondo me, frenando anche la diffusione dell'idrogeno. Poi comunque vi darò qualche piccola perla di saggezza, o meglio, qualche mia considerazione in merito. L'ubicazione dell'impianto, quindi, che vi dicevo è una cosa un po' comune a tutti gli impianti di combustibili gassosi, quindi non possono sorgere nelle zone A, non possono sorgere all'interno del perimetro del centro abitato, quindi nel caso di comuni sprovvisti di PRG, nelle zone di completamento e di espansione dove è previsto un indice di edificabilità maggiore di 3 metri cubi al metro quadro e nelle aree destinate a verde pubblico. La rispondenza deve essere attestata dal sindaco o comprovata da professionista competente attraverso una perizia giurata. Nel caso in cui vengono meno questi elementi, il distributore, dico, lo sa prima il distributore, perché ad esempio c'è l'espansione della città verso la periferia dove c'è il distributore, allora il distributore sa che se ne deve andare. Ciò non può essere oggetto di deroga. Quindi anche l'investimento deve essere, diciamo, ben ponderato.
elementi pericolosi dell'impianto sono i serbatoi, il punto di riempimento, le pompe adibite all'erogazione di GPL, le pompe o compressori per il riempimento dei serbatoi, gli erogatori. La capacità massima dei serbatoi è di 100 metri cubi e di ciascun serbatoio 50 metri cubi. Distanze di sicurezza, quindi interne, ci sono distanze interne fra gli elementi pericolosi e fra gli elementi pericolosi e le attività pertinenti. Distanze di sicurezza esterne invece sono quelle, lo sappiamo già, dagli elementi pericolosi al perimetro dei fabbricati esterni. Distanze di protezione sono quelle, le distanze rispetto agli elementi pericolosi, distanze, diciamo, dal confine rispetto agli elementi pericolosi. Scusate. Quindi fognature di acque bianche e nere devono essere con pozzetti sifonati in modo da consentire il passaggio di solidi liquidi, per evitare appunto che il gas, parliamo di GPL, possa entrare all'interno delle tubazioni e quindi poi andare a trovare, a innescare, trovare un innesco e quindi accendersi o esplodere addirittura in una tubazione in qualche pozzetto. I serbatoi, le pompe e i compressori non devono essere accessibili a personale non autorizzato. Quindi deve esserci una recinzione con una robusta rete metallica alta almeno 1,80 m. Vedete che i concetti sono sempre quelli. Sistema di emergenza antincendio, quindi deve essere in grado di isolare i serbatoi dalle condotte di adduzione, intercettare le tubazioni di mandata alle colonnine, bloccare le pompe, chiudere le pompe di distribuzione, diciamo, e il compressore. Chiudere le condutture di scarico del GPL e intercettare l'impianto elettrico, il quale deve essere realizzato sempre regola d'arte, norma, direttiva ATEX, mezzi di estinzione. Ora non ricordo se dovrebbe esserci nella slide da qualche parte. Comunque il sistema. Ah, ecco, l'avevo detto qua e l'ho saltato. Allora, i pulsanti di sicurezza a comando manuale devono essere disposti in prossimità della zona riempimento, quindi vicino a dove si ferma l'autocisterna e riempie il serbatoio di GPL. In prossimità, nelle isole, diciamo in prossimità della zona di rifornimento dei veicoli e nel locale gestore, cioè al di fuori, del localino del gestore. Questo è un concetto importante. Ricordavo di averlo scritto, altrimenti ve l'avrei detto io. Mezzi di estinzione, quindi almeno un estintore portatile 21A113BC per ogni elemento pericoloso, una rete idranti 1,45 per fino a 30 metri cubi il livello di rischio è 1, altrimenti livello di rischio 2, ai sensi della 1.10779. In caso di più idranti, l'impianto dovrà garantire il funzionamento contemporaneo di almeno due idranti. Sono state introdotte poi delle modifiche per quanto riguarda il rifornimento self-service. Sostanzialmente ne parliamo perché poi vale anche per il metano. Quindi ci sono. Allora, è consentito a determinate condizioni, ora le vedremo velocemente. Il rifornimento self-service che fa un po' paura, però durante gli orari di apertura dell'impianto, abbiamo un impianto di tipo presidiato, il personale addetto deve trovarsi sempre presso l'impianto self-service in modo da dare una rapida assistenza e intervento in caso di emergenza. È però consentito anche il rifornimento self-service presso impianti di distribuzione di GPL non presidiati.
determinate condizioni che trovate qua. Io ve l'ho riportato tutto perché già sapevo che sarei arrivato con la voce e alla fine, e poi non avremmo avuto il tempo neanche di leggerla tutta, però volevo attenzionare una parte dove dice che l'erogazione interdetta, gli impianti. Allora, sostanzialmente cosa dice? L'erogazione del gas deve essere automaticamente interdetta nel caso la pistola non è collegata a una bombola o al serbatoio. Gli impianti, per bombola intende quella, una bombola che fa parte dell'impianto, quindi dell'autovettura, quindi il serbatoio, diciamo. Gli impianti devono essere dotati di videosorveglianza. Gli utenti devono essere preventivamente autorizzati da parte di soggetti abilitati. Sostanzialmente, che cosa succede? Che per rifornire self in questi impianti che erano combustibile gassoso, io devo avere una tesserina. Io, proprietario dell'autovettura, una tessera a seguito di un corso di formazione che ho fatto, e quindi questa tessera mi abilita al rifornimento del combustibile gassoso. Io mi impegno a utilizzarlo sulla mia autovettura che è omologata, è tutto collegato, e addirittura la scadenza di questa mia abilitazione è collegata alla data di scadenza della bombola, diciamo, del serbatoio. Il rifornimento, oltre ai requisiti della persona, ci sono appunto dei requisiti che deve avere l'impianto, fra cui quello di un centralino dedicato attivo H24 che consenta all'utente di ricevere assistenza all'operazione di rifornimento. Quindi un centralino H24 dove io in caso chiamo mi danno assistenza, mi segnalano tempestivamente un incidente e, cosa importante, gli operatori di questo centralino devono avere conseguito l'attestato di idoneità, come ha detto, antincendio per un corso di livello elevato. Deve essere apposta la maglia segnaletica di sicurezza, ovviamente. Andiamo a vedere cosa succede col metano. Il metano, quindi, facciamo riferimento al DM del 26 e del 28 giugno del 2002 e alle modifiche introdotte dal DM 12 marzo 2019. Modifiche che riguardano principalmente alcuni punti, comunque principalmente il SERF. Stesso discorso per quanto riguarda l'ubicazione. In questo caso l'alimentazione può essere fatta o da una condotta, come il distributore che abbiamo ad esempio sulla panoramica, c'è cioè la condotta che porta alla centrale di decompressione, quella che c'è a Faro Superiore, e quindi loro da condotta si sono staccati e hanno e quindi alimentano, viene alimentato, diciamo, da condotta, oppure da carro bombolaio se c'è un problema alla condotta, oppure una scelta è più costosa da carro bombolaio. Di solito lo fanno quando, nelle more di avere l'autorizzazione, oppure l'autorizzazione, diciamo, all'allaccio, non il distributore, oppure appunto in luoghi che sono molto distanti dalla tubazione principale del metano. Qui vedete sottolineati appunto gli elementi pericolosi. Pure qua, vi ricordate come per il metano avevamo visto per i depositi, i sistemi di sicurezza possono essere di primo e secondo grado, quindi di primo grado c'è il contenimento dei materiali sia verso l'alto che lateralmente, di secondo grado solo lateralmente. Però in questo caso sono previste delle distanze di sicurezza interne. Gli organi di intercettazione devono essere ubicati all'esterno dei locali, chiaramente individuati appositi targhette, e
linee del gas di bassa e alta pressione devono, e le linee dell'acqua del sistema di raffreddamento devono essere contrassegnate con colori diversi. Devo sapere già visivamente che ho a che fare con linee di bassa pressione, di alta pressione o con linee di acqua per il raffreddamento. Sistema di emergenza antincendio è sempre costituito allo stesso modo come per il GPL, quindi pulsanti di sicurezza nella zona di riempimento, zona rifornimento e nel locale gestore. Impianto elettrico a norma, valutazione di zona pericolosa. Mezzi di estinzione sono gli estintori portatili. Nel caso se io ho un box per i bombolai, allora devo avere un impianto idrico antincendio 1,45, scusate, antincendio, idranti 1,45, ok. Mentre per il locale recipienti di accumulo oltre 3.000 normal metri cubi ci vuole un impianto sprinkler da 5 litri al minuto per metro quadro. Vi dicevo che le modifiche introdotte dal DM 12 marzo 2019 riguardano gli apparecchi di distribuzione automatici. E sostanzialmente vale lo stesso discorso di quello che avevamo visto per il GPL. In questo caso si parla anche dell'istruzione che può essere effettuata per, vi ricordate, avevo detto il corso per essere abilitato a fare il rifornimento self, e quindi l'istruzione addirittura può essere effettuata anche avvalendosi di un tutorial. Insomma, questa è un po' una cosa che, vabbè, lo prevede la norma. Le istruzioni. Qui poi vi ho riportato anche le linee guida per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, di cui non ve ne parlerò perché le abbiamo viste quando abbiamo parlato dell'autorimessa. Dell'autorimessa, sì, vabbè, l'altro poi ho fatto il corso, l'altro era per l'aggiornamento. Quindi quando abbiamo parlato dell'autorimessa, dell'RTB dell'autorimessa, le abbiamo viste. L'ho inserita qua per quale motivo? Perché, come avevo detto allora, mentre prima, quando io facevo un impianto distributore di carburante, mi chiedevano la realizzazione di un impianto fotovoltaico proprio la Regione Sicilia, per autorizzarlo, imponeva che venisse fatta una misura di sostenibile, cioè per l'ambiente, quindi l'energia che mi serviva la producevo dal fotovoltaico. Ora invece viene chiesto che diciamo vengono installate le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici. Quindi queste sono sostanzialmente le stesse cose che abbiamo visto prima. Possiamo fare un passaggio veloce sugli impianti GNL, giusto per sapere cosa sono. È gas naturale liquido. Dovrebbe essere la nuova frontiera, soprattutto per l'alimentazione. Noi abbiamo la nave, la Eolo, che fa la tratta Messina Villa San Giovanni, che può essere alimentata anche a GNL. Di fatto, quando è arrivata, era carica di GNL, quindi diciamo sono stati fatti questi viaggi. Ora non
vengono fatti rifornimenti, non so con che cadenza, però vengono fatti rifornimenti anche tramite autocisterne di GNL, però effettivamente sembrerebbe che sia un combustibile, diciamo, sicuramente più, cioè meno inquinante e per le navi, quindi diciamo le navi non possiamo, ancora è presto, è stata realizzata forse qualche imbarcazione elettrica, quindi che si possa alimentare, quindi questo sistema di alimentazione per le navi è un sistema molto meno impattante sull'ambiente. Quindi sostanzialmente queste, vabbè, vediamo velocemente com'è che funziona. C'è appunto un terminale del prodotto, e quindi cosa succede? C'è un serbatoio, un refrigeratore, poi appunto viene trasportato. Quindi a meno 150 gradi centigradi, quindi in fase liquida, viene e poi depositato nei serbatoi e eventualmente, diciamo, rifornite le imbarcazioni. O meglio, scusate, il processo è inverso, cioè di questo tipo. Allora, cosa succede? L'imbarcazione, il GNL, lo produco magari da una piattaforma offshore. Quindi la nave carica di GNL lo porta a questo mega serbatoio, ad esempio. Qua, quindi, mentre qua siamo a una temperatura di meno 162, siamo sempre in fase liquida, una pressione 0,103 bar, lo mettiamo nel serbatoio, poi lo trasportiamo con le autocisterne e siamo a meno 150 gradi centigradi, sempre quindi in fase liquida, le pressioni ovviamente è aumentata, vedete, temperatura più bassa, pressione più bassa, temperatura che sale, deve salire anche la pressione per contenerlo in fase liquida. Dopodiché arrivo e c'è un vaporizzatore e un refrigeratore, un vaporizzatore e mi vanno a rifornire, in questo caso questo è il cliente, questa fabbrica. E praticamente questo stabilimento in cui io mi arriva in fase liquida a meno 140 gradi centigradi di pressione 2-3 bar e mi va ad alimentare tutto il processo produttivo industriale. Questa è una fase appunto del rifornimento. Quindi negli impianti di distribuzione di GNL, quindi il metano è stoccato allo stato liquido refrigerato ad una pressione di pochi bar a meno 160 gradi centigradi all'interno di un serbatoio criogenico, ok? Perché io tramite il freddo riesco a mantenerlo a queste temperature. Il metano liquido viene poi gassificato previo pompaggio mediante uno o più evaporatori riscaldati normalmente all'aria atmosferica. Quanto passo? Meno 160 all'aria atmosferica, quindi sto riscaldando. Quindi ho questo prodotto che posso anche conservare a una pressione di 200-250 bar dentro pacchi bombola di tipo tradizionale. Quindi questo è il classico esempio del combustibile, quindi arriva la mia autobotte, ho questo serbatoio di stoccaggio, linea di alimentazione, pompa criogenica, lo porta attraverso questa tubazione al vaporizzatore, dal vaporizzatore poi, ora parlo quindi di linea GNC perché l'ho vaporizzato. Arrivo quindi a questo pacco bombole e quindi attraverso il pacco bombole mi alimento, faccio, diciamo, arriva all'erogatore e mi alimento eventualmente un veicolo alimentato a GNL.
Quindi gli impianti di distribuzione alimentare dei serbatoi fissi di Gennella a cui si riferiscono le linee guida sono questi. Tra i molteplici vantaggi del GNL, quindi abbiamo elevato potere calorifico, basso costo della caloria prodotta, sostenibilità ambientale, le emissioni di CO2 e di NOx sono molto inferiori agli altri combustibili. Peraltro il GNL non rilascia anidride solforosa e neanche particolati. C'è pure la possibilità di realizzare appunto, impianti di cogenerazione utilizzando quindi un unico combustibile. Quindi ha tanti vantaggi. Le linee guida ancora sono d'applicazione volontaria, sono in atto degli studi, ma ancora non sono stati validati, c'è una bozza di decreto. E comunque vengono citate anche qua delle norme UNI per chi volesse approfondire. Andiamo un attimino a parlare di idrogeno. Ci siamo, dai, ci siamo quasi. L'idrogeno, quindi il DM è l'ultimo, è il 23 ottobre 2018. Facciamo, vi dicevo, la mia perla di saggezza, uno spunto di riflessione. Dico, se vogliamo andare verso una mobilità sostenibile, dovremmo orientarci al momento verso le auto elettriche o le auto a idrogeno. Ok? Per ora, le auto a idrogeno, diciamo, la diffusione, come vi dicevo, è stata non è stata assolutamente incentivata. Non tanto secondo me per la tecnologia delle auto, quanto per i problemi che si hanno per i distributori. Ci sono dei costi molto molto alti per realizzare un distributore idrogeno. Comunque, sostanzialmente, come funziona un'auto a idrogeno? Può essere o appunto ci sono due tipi di tecnologie, la HI, C e V. Quindi quella che praticamente l'idrogeno viene bruciato e genera quindi quindi genera una combustione e il motore, un motore diciamo termico, però si producono sostanze nocive, oppure con la tecnologia che sfrutta le celle a combustibile. Quindi praticamente l'idrogeno quindi viene fatto reagire con l'ossigeno e l'energia prodotta viene immagazzinata all'interno di una pila a combustibile. In questo caso si produce soltanto come scarto soltanto vapore e acqua, quindi vedete che è più green di così. Quindi il testo del decreto sostanzialmente segue tutti gli altri dei combustibili gassosi, quindi sia GPL che metano, però i contenuti sono adattati proprio al tipo di combustibile. Gli impianti possono essere alimentati da condotta esterna o da un impianto produzione in sito, o possono essere alimentati da carbobombolaio, o ci possono essere anche degli impianti per il rifornimento di flotte aziendali. I problemi a cui dobbiamo tenere conto, di cui dobbiamo tenere conto, sono intanto l'infragilimento, cioè quel meccanismo secondo cui degli atomi isolati di idrogeno si possono diffondere nel metallo. E quindi ad alte temperature diventano, diciamo, vanno ad attaccare questi atomi di idrogeno, attaccano il metallo e quindi, diciamo, si possono avere anche delle fono, dei, de, de, si possono realizzare delle cricche e quindi, diciamo, bisogna stare molto attenti. Poi avrebbe problematiche di permeabilità e porosità. E fatica e invecchiamento. La produzione può avvenire dell'idrogeno o per elettrolisi, separando quindi l'idrogeno dall'ossigeno dell'acqua, utilizzando energia elettrica. In questo caso, gli impianti per essere green hanno le coperture fotovoltaiche, quindi l'energia, perché in questo caso serve energia elettrica.
per creare questo processo, per dar vita, diciamo, a questo processo, oppure steam reforming, un processo in cui gli idrocarburi reagiscono col vapore acqueo a temperature molto elevate e liberano atomi di idrogeno, però in questo caso come sottoprodotto rilasciano anidride carbonica. Questo ne abbiamo parlato. La pressione di dispositivi di erogazione. Vedete, il problema grosso è questo, secondo me. La pressione di erogazione non deve mai superare i 700 bar alla temperatura di erogazione. Quindi parliamo di pressioni in gioco molto alte. Bisogna avvicinarsi ai 700 bar per avere un minimo di rendimento. Ma al momento non possiamo superare. Vedete che 700 bar, progettare un impianto per resistere con pressioni di esercizio fino a 700 bar, credo che sia questo il vincolo principale, il problema principale dell'idrogeno. Quindi a monte dell'erogatore poi dovrà essere prevista una valvola di intercettazione di emergenza, ovviamente la tubazione deve essere marchiata, ovviamente vanno inseriti tutti i dati del costruttore, data di fabbricazione, ma anche le prove che vengono realizzate, è dotata di un'intercettazione automatica alla rottura, cioè nel caso in cui il veicolo parta, nel momento si muove, nel momento in cui si sta erogando. I dispositivi di erogazione devono essere collegati elettricamente a terra, ci vuole sempre l'equipotenzialità, vedete sempre i concetti base, pulsante di arresto collegato alle valvole di emergenza. Le costruzioni elettriche devono essere realizzate dal regolo ad arte, protezione contro i rischi da fulminazione e da scariche elettrostatiche, e suddivisione in più circuiti indipendenti dotati di sezionamento di emergenza. Questi sono i servizi di sicurezza e i sistemi, quindi, che devono sia l'autonomia, cioè, sia i tempi di commutazione in questa tabella. I sistemi di controllo devono rilevare la temperatura, eventuale fuga gas e rilevazione di fiamma, che con l'idrogeno appunto non è visibile. Protezione antincendio avviene tramite estintori portatili, impianto di raffreddamento ad acqua, va fatto dove ci sono i carri bombolai e lo stoccaggio, mentre una rete idrante a protezione di tutto l'impianto. Distanze di sicurezza, ve le ho riportate. Norme di esercizio, quindi l'esercizio è messo solo in presenza del gestore o più persone da lui designate, che devono però aver ricevuto specifica formazione. Il rifornimento deve essere effettuato solo da personale addetto, vietato lo stoccaggio di materiali combustibili, segnaletica di emergenza e chiamata fissa di emergenza tramite rete fissa. Cioè non deve essere necessario appunto realizzare una rete. E secondo la procedura di chiamata dei servizi di soccorso, appunto, che è indicata, deve essere indicata a fianco di ciascun apparecchio telefonico abilitato a chiamare, i soccorsi. Documenti tecnici da tenere sono un manuale operativo, procedure di messa in sicurezza dell'impianto, schema di flusso semplificato, una planimetria con ubicazione degli impianti e delle attrezzature antincendio, schemi dell'impianto elettrico, registro di manutenzione delle attrezzature dell'impianto, e registro dei controlli delle attrezzature antincendio. Per le flotte aziendali è consentito anche al personale istruito o a intervenire in caso di emergenza il rifornimento. Questi però devono avere fatto un corso per attività, un corso di addetto antincendio a rischio elevato. È consentito gli impianti misti, quindi idrogeno e combustibili liquidi o altri combustibili gassosi, a queste caratteristiche, rispettando queste istanze di sicurezza. Solo un cenno velocissimo per quanto riguarda le linee di trasporto gas infiammabili, quindi c'è il DM 17 aprile del 2008, che suddivide l'attività e la numero 6 del DPR 151, suddivide in categorie, quindi categoria A fino a 2,4 MPa di pressione, categoria B oltre 2,4 MPa. Ci sono alcune definizioni. Le condotte
possono essere dalla prima fino alla settima specie, sistemi di protezione, spessore delle tubazioni, sezionamento in tronchi, categorie di posa, quindi come vanno posate queste tubazioni, quindi la profondità, l'interramento e la protezione e la segnalazione della presenza di queste tubazioni. Vedete che per ciascuna categoria e per le specie ci sono appunto tutti dei valori per quanto riguardano praticamente la correlazione, diciamo, tra le distanze delle condotte rispetto ai fabbricati. E basta, diciamo, alle 19:00, come mi riporta il monitor, completo questo intervento che, dico, mi rendo conto che è stato un po' pesante, lo è stato anche per me nel dover, diciamo, parlare. L'unica cosa che è ovvio che poi nel momento in cui voi dovete andare a progettare, vi dovete prendere la norma e rivedere, però mi auguro che appunto sia passato questo concetto, perché se avete fatto caso, quando abbiamo a che fare con liquidi, combustibili infiammabili, dobbiamo avere un certo tipo di comportamento, di approccio anche nella progettazione. Analogamente, quando abbiamo a che fare con dei gas, indipendentemente, quindi ci sono delle disposizioni di sicurezza comuni, poi io le adatto caso per caso, io il legislatore le adattate caso per caso, secondo se si tratti appunto di GPL, di metano, di idrogeno, o GNL, e così via. Se ci sono delle domande, fatemi sapere, io sono qua. Ingegnere, in chat nessun collega ha segnato domande. Non so, Mi dispiace, avete saranno domande? tutti. Credo di no. Ok, Va allora bene. vi ringrazio dell'attenzione. Gli argomenti non erano facili, quindi se già siete riusciti a seguirmi, non dico al 100%, ma diciamo con una buona percentuale, già è tanto perché gli argomenti non erano. Però nel momento in cui voi dovete applicarli, vi prendete la vostra bella norma e dico, poi noi qua siamo sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento o dubbio. Va bene, grazie ingegnere, grazie a tutti i colleghi, buona serata. Grazie a voi e arrivederci a tutti. Buona serata. Buona serata. Buona serata.